Ma è questa la rete? È questo quello di cui ti parli? C'è un sacco di roba. C'è di tutto. Lasci quasi mi butti. C'è di tutto. C'è un sacco di roba che mi perdo. Entri e non sai dove arrivi. Se non so nuotare. Intanto se affoghi non gliene frega niente a nessuno. Oh, mia madre e mio padre? Sì. Ma non ci sono mai. Ma ci sono gli amici. 500, 5000. 500? Ma fantastico. E tutti veri, eh? Un sacco di amici. Io posso incontrare un sacco di persone. Tantissime. Tantissime. Anche se non le vedo fisicamente, ma siamo collegati, ci possiamo parlare, ci possiamo scambiare emozioni con le persone. Possiamo farci delle foto. Possiamo farci delle foto, esatto. No, che foto? Va, video, video. Togli un po' la camicia, magari. Dai, vediamo cosa c'è sotto. Amica, ti vergogni? Dai, lo facciamo insieme? Allora, se abbassi appena un po' i pantaloni, viene meglio. Non lo vede nessuno? Siamo solo tra noi. Ecco, vai, foto? Ok, ce l'ho. Fatto. E adesso? E adesso devi fare quello che dico io. Se non vuoi che la metti in rete. Se tra mezz'ora non ti trovi dove dico io, vicino a quel bosco là, questa foto ce l'avranno tutti i tuoi amici. Guarda che questo è reato, non lo puoi fare! E io mi butto! Tanto tu non sei capace di chiedere aiuto! Ecco, brava, butta. Farò di te quello che voglio. Lo sto già facendo. Io parlerò. Ma con chi vuoi parlare? Ma chi ti ascolta? Io non ce la faccio. Non sei nessuno. Su internet si fanno un sacco di soldi. Se si fa un sacco di soldi, sì. Arrendo anch'io. Facilissimo, basta avere la carta di credito. Ce la mio padre. 18 anni, chi se ne frega? Tanto se non ci vedono. Basta, si gioca. Un sacco di soldi. Mio figlio è una persona responsabile. Conosce in fondo i numeri della mia carta di credito, ma non la utilizza. Ha una password. Solo perché è privato. Ha un senso del pudore molto importante. Solo io che gliel'ho trasmesso. Mio figlio sa che cosa è giusto e che cosa no. Mio figlio sa dirmi che cosa lo turba, che cosa gli succede. Tutto ciò che per lui è importante. Ma allora, ma è vero che la posso vedere? Come piace a me! Occhi azzurri, un po' formosa, sorridente, che mi dice sì. Ma l'hai toccata? No, ma mi sono toccato un casino. Di più. Allora, qui c'è una riga. Di qua online, di là offline, avanti. Dove vi mettete? Io sono
sempre online. Chi vuole mettersi online? Io parlo. No, sempre raggiungibile. Mezzo non vale. O sei out, o sei out. O sei in, o sei out. Sono in. Out. C'ho l'iPhone. Che numero? 7. Porca. Recurso. Ce l'ho già. 18 megapixel. Ce l'ho già. Io c'ho l'iPhone. E io che ho il cellulare e basta. Ecco, brava. Così puoi fare niente? Tranquillo, faccio io una foto, 2 minuti in California. Eh? Dai, guarda lì. No, dai ragazzi, basta. Basta. A volte mi chiedo cosa potrei fare per mio figlio. Se gli sto troppo addosso, se è meglio. Hai ragione. Ma se io non ci sono, e ho anche un po' di timore. E se io parlassi con papà? Ma quando gli do una ricerca da fare, loro accendono il cellulare o vanno a casa sul computer. Allora dico, va bene, fatelo. Ma faranno poi solo quello? C'era una volta una ragazza che aveva paura, ma aveva saputo chiedere aiuto. C'era una volta un ragazzo che si sentiva grande, ma anche un po' piccolo. Però stava crescendo. Un ragazzo che era stato maltrattato. Addirittura preso a calcio. Una volta la storia di una ragazza che non ha saputo dire di no. C'era una volta un prete che piaceva ai ragazzi perché lui era vero, perché lui era lì. C'era un commissario che non aveva la faccia da commissario. E aveva un sacco di cose interessanti da dire. C'era una volta un sacco di ragazzi che amavano incontrarsi di persona. E c'era una volta un consultorio che sembrava una cosa molto lontana, ma in fondo aveva una via, un numero civico e bastava andarci se se ne aveva bisogno. E c'era una città piena che non era poi così grande e che le persone si conoscevano quasi tutte. E c'erano tantissimi ragazzi che avevano voglia di ascoltare e di parlarsi tra di loro e con gli altri. C'era una volta. E c'era una volta. C'era una volta. C'era una volta. C'era una volta Live Playback Theater.